Oppiacei e antidolorifici nascosti nelle confezioni per aspirine prescritti ad amici di Prince. Ad un anno dalla scomparsa del musicista, la giustizia del Minnesota rende pubblici i documenti relativi ai primi sei mesi di indagine sulla morte della pop star. Documenti che fanno luce sull'uso ed abuso di antidolorifici da parte di Prince nei mesi precedenti il suo decesso all'età di 57 anni. Documenti che tuttavia non forniscono alcuna indicazione specifica sul fentanyl, sostanza che secondo l'autopsia sarebbe la principale causa del decesso, né su chi esattamente avrebbe potuto procurarla a Prince. Alcuni degli oppiacei venivano prescritti con l'alias di Peter Bravestrong.